Siamo con il professor Silvano Mignanti, docente di informatica in una scuola superiore di Civitavecchia, e voi avete appunto realizzato uno studio sulla quantificazione delle ore extra didattica fuori dall'aula. Quante sono le ore complessivamente che ogni anno il docente impiega non in classe, non a realizzare didattica con gli alunni? Allora, noi abbiamo stimato un numero di ore annue onnicomprensive, quindi su tutti quanti le operazioni, i vari argomenti e cose che deve fare il docente, pari a circa 1.800. Di queste, circa un 60% sono per la didattica e il restante 40% invece no. Quindi indicativamente, così a spanne, 700-800 ore all'anno sono dedicate ad attività non con i ragazzi o comunque non di didattica. Quindi significa che mediamente ogni giorno l'insegnante si occupa di scuola oltre le ore frontali, almeno 3 ore, più o meno, mi sembra di capire, una Sì, media è quella. ah, sì, tre, sì, anche 3 ore, anche 4, dipende un pochettino. Ovviamente sono dati medi, quindi c'è chi ne ha di più, c'è chi ne ha di meno. Certo, io ho In media. letto dal vostro documento che voi avete fatto appunto una media su un docente che ha 5 classi, perché poi sappiamo bene che il docente di religione o altri di geografia arrivano ad averne ben 18, oppure ecco ci sono docenti che ne hanno anche solo un paio. Comunque è una media e in qualche modo, ma avete utilizzato anche un sistema statistico? Beh, diciamo che i dati sono appunto, abbiamo cercato di aggregare i dati di vari professori su diverse materie in diverse realtà scolastiche in modo da avere una statistica un minimo significativa. E di conseguenza sì, si è usato in questo senso la statistica cercando di appunto mediare i vari dati facendo anche delle inferenze sulle possibili tipo classi tipo, numero di alunni tipo, eccetera. Avendo dei dati presi online dai ministeri, appunto anche da studi precedenti e anche un po' dall'esperienza personale dei vari docenti, siamo riusciti a ottenere dei numeri che ci sembrano abbastanza significativi, insomma, realistici se Professore, non altro. sì, io ho visto che voi avete inserito anche delle attività non obbligatorie, ad esempio le uscite didattiche, le cosiddette gite ed altre. Però perché le includete? Perché sapete bene che moltissimi insegnanti poi comunque non riescono a sottrarsi a questo genere di attività, Ma più che credo. un non sottrarsi è proprio, come dire, è un momento fondamentale una gita scolastica, un viaggio di istruzione per i ragazzi e anche per i docenti in modo da creare un rapporto più, diciamo, quasi amichevole o comunque più diretto o comunque conoscere i ragazzi anche in aspetti diversi rispetto alla quotidianità in classe. E quindi molti docenti proprio anche volentieri partecipano a questi viaggi, queste cose, anche pensando che se non partecipasse nessuno, visto che non è obbligatorio, i ragazzi non potrebbero farlo. Quindi diventa da un volentieri anche quasi un po' forzato, fondamentalmente. Quindi e poi c'è anche il discorso che portare i ragazzi fuori comporta un enorme problema cioè potenziali problemi legati a situazioni in cui i ragazzi si fanno male, per cui il docente è comunque colui che vigila. E di conseguenza qualsiasi cosa alternativa o strana possa succedere, il docente in ogni caso, come dire, si può dire, passa guai. E questo, dall'altro canto, fa sì che alcuni docenti, per motivi personali, fra cui appunto questa difficoltà, burocratica legata all'eccessivo, carico penale, nel caso in cui cosa non vada bene, decidano di non partecipare. Quindi, questo per dire che comunque è impossibile pensare che un insegnante non svolga attività, diciamo, ulteriori rispetto a quelle anche le cosiddette 40 più 40 previste dal contratto. Credo che sia Sì, questa un po' esatto, la per morale esempio. della vostra, del vostro studio. Esatto, per esempio anche le gite, diciamo, supponendo ci siano dei docenti che non partecipano mai, ci saranno altri docenti che si fanno carico anche del loro lavoro, anche come responsabilità rispetto agli alunni. Così come nel contratto è scritto che dobbiamo fare 40 più 40 ore massimo annue. Per esempio, un docente di religione che ha 18 classi ne farà molte di più. E io, per quanto ho avuto esperienza, i docenti di religione che ho conosciuto io mai si sono sottratti dal fare le ore in più.
nessuno li obbliga effettivamente, però anche lo scrutinio o comunque il consiglio di classe è un momento importante in cui si decidono soluzioni e si capisce la dinamica della classe se Ecco, prendono superate conto. le 40 ore, ricordiamo ai nostri ascoltatori, spettatori, che non c'è nessun vincolo, anzi andrebbero anche svolte e pagate con una quota aggiuntiva, però questo non sempre si verifica. Di fatto questi insegnanti si ritrovano a svolgere molte, molte più ore. Un'ultima domanda, Mignanti. Gli insegnanti, quando avete, voi credo che li abbiate anche coinvolti, avrete anche sentito, insomma, ne avete ascoltati più di uno, sentono questo problema della mancata anche considerazione sociale della loro professione, oppure sono, come dire, non hanno questo sentore, questo problema di fondo, non lo sentono dentro di loro? Diciamo che la maggior parte degli insegnanti con cui ho avuto modo di parlare e anche vedendo alcune reazioni su internet, eccetera, su altri articoli, anche su altre situazioni simili, c'è sempre un malumore di fondo per il quale appunto vediamo che il nostro impegno, cui non sempre è corrisposto un adeguato compenso, viene comunque visto da parte della popolazione come effettivamente per quale è, ma piuttosto veniamo tipicamente additati come fannulloni o quelli che riposano 3 mesi l'estate o che lavorano 18 ore a settimana. Ecco, questo ci dà onestamente un po' fastidio perché, come dire, i vostri figli in qualche modo li stiamo crescendo noi oltre che voi, li stiamo formando noi e ci stiamo mettendo il nostro massimo per dare il meglio anche in situazioni spesso non ottimali, non per nostra colpa. Ecco, se si aggiunga il fatto che ci dicono che siamo fannulloni, che rubiamo lo stipendio, che lavoriamo poco o simile, cosa che peraltro, come ho dimostrato, non è vero, ecco, ci dà decisamente fastidio. Mignanti, ho letto adesso che arrivate a stimare anche oltre 50 ore di lavoro settimanale. Ricordo che in media un pubblico impiegato ha 36 ore nell'orario da contratto, quindi insomma possiamo dire a gran voce che cosa con questo studio? Che il lavoro del docente è un lavoro principalmente di cuore, di volontà, perché se uno decidesse di fare il docente per lo stipendio o per la gratificazione che ha, assolutamente non deve fare questo lavoro. Però è un lavoro importante, è un lavoro in cui noi ci impegniamo, in cui appunto, come anche dimostrato in questo articolo, consumiamo tante ore in più rispetto a quelle che dovremmo anche effettivamente fare da contratto. E nonostante tutto questo, l'Italia, spesso e volentieri, gli italiani ci vedono come privilegiati. Quindi, ecco, questo ci dà fastidio e vorremmo far passare il messaggio che non è così. Siamo docenti, ci impegniamo, facciamo il massimo di quello che possiamo fare per portare avanti situazioni anche difficili con ragazzi, con classi numerose, con tanti problemi anche legati al Covid adesso. E siamo professionisti e in questo vogliamo essere conosciuti. Bene, Mignanti, noi la ringraziamo, ringraziamo chi ci ha seguito e invitiamo tutti a seguirci ancora sui canali informativi e social della Tecnica della Scuola. Grazie a voi.